Ritrovati amici del Milano Sport, anche per questa settimana vediamo la bolletta con i pronostici delle partite di sabato 25 e domenica 26. Per la scommessa del sabato partiamo dagli anticipi della Serie A. A San Siro la Roma cerca il riscatto contro l'Inter, anche se il pari ormai tormenta i giallorossi. Il Milan invece va ad Udine. Anche qui il pari potrebbe accontentare tutti. In Germania lo Stoccarda prova a prendere punti salvezza contro il Friburgo, mentre il Borussia cerca di concludere dignitosamente il campionato compromesso. Ma ricapitoliamo quali sono i risultati della bolletta della scommessa di sabato. Inter-Roma giochiamo X quotato 3,25, Udinese-Milan giochiamo X quotato 3,20, Stoccarda-Friburgo giochiamo 1 quotato 1,87, Borussia-Dortmund e Eintracht-Francoforte giochiamo 1 quotato 1,35. Con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere 131,27 euro. Per la domenica scommessa tutta dedicata alla Serie A. Il Parma continua a subire e proverà a strappare altri punti al Palermo. Il derby di Torino è la partita che i Granata soffrono di più. Puntiamo sulla vittoria della Juventus. Il Napoli non vuole fermarsi e vuole vittoria contro la Samp. La Fiorentina torna in campionato contro un Cagliari ormai spacciato. La Lazio vuole la seconda posizione in classifica e deve battere il Chievo all'Olimpico. Chiudiamo con una sfida piena di gol tra Verona e Sassuolo. Ricapitoliamo i risultati della bolletta della scommessa di domenica. Parma-Palermo giochiamo X quotato 3,25. Torino-Juventus giochiamo 2 quotato 1,85. Napoli-Sampdoria giochiamo 1 quotato 1,60. Fiorentina-Cagliari giochiamo 1 quotato 1,47. Lazio-Chievo giochiamo 1 quotato 1,43. Verona-Sassuolo giochiamo over quotato 1,85 e con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere 206,22 centesimi. E anche per questa settimana è tutto, noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima ricordandovi che potrete seguirci sulle nostre pagine Facebook, Twitter, Il Mediano Sport e sulla nostra web tv.ilmediano.it. Un grosso in bocca al lupo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.